Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Sono Arcangelo Iannicelli, agente immobiliare e autore del libro Vendere casa in 100 giorni che trovi in vendita su Amazon. Oggi voglio affrontare insieme a te un argomento molto interessante che è il Super Ecobonus 110. Allora, andiamo a analizzare chi può usufruirne, quali immobili possono usufruirne, i tempi e anche quanto si può usufruire a livello economico grazie a questo ecobonus. Allora, innanzitutto parliamo di tempi. I tempi sono 18 mesi, cioè dal 1 luglio 2020 al 31-12 dicembre del 2021. Cioè tutti i lavori che tu farai, ma soprattutto che salderai, quindi che pagherai dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, potrai usufruire dell'ecobonus. Date precedenti e date successive non potrai usufruire di questa agevolazione, a meno che poi non venga prolungata. Devi accertarti di questa tempistica. In che senso? Non è facile neanche rispettare i 18 mesi. Facciamo un esempio. Ipotizziamo che un condominio vuole rifare la facciata a tutto il fabbricato. Il tempo che si fa l'assemblea di condominio e si deliberano i lavori passerà un po' di tempo. Poi nel frattempo ci vorrà altro tempo affinché la ditta possa iniziare i lavori e poi completarli. Quindi se non riesci nell'arco dei 18 mesi a completare i lavori, ma materialmente a pagare i lavori, non potrai usufruire di tutto l'ecobonus, ma lo usufruirai solo ed esclusivamente su quello che tu hai pagato, hai saldato nell'arco di questo periodo. Logicamente tu magari potrai dire, vabbè, io pago prima e poi usufruirò quindi di tutta l'agevolazione. E però questa è una lama a doppio taglio, perché puoi pure trovare la ditta che poi non completa i lavori oppure ti crea problemi perché ha già incassato tutte le somme. Quindi sono valutazioni da fare. Anche se tu hai una casa privata, quindi devi accertarti che i lavori vengano completati nell'arco di questi 18 mesi per usufruire, quindi per pagare stato avanzamento lavori e quindi usufruire del super eco bonus 110 al 100, cioè al 100%. E passiamo avanti. Quali sono gli immobili? Allora, sono i condomini oppure le unità immobiliari indipendenti, quindi una casa singola piuttosto che una casa indipendente, ma non che sia in costruzione. E deve essere una prima casa. Perché? Perché nel caso in cui hai una seconda abitazione, tipo al mare, che è una casetta singola, seconda casa al mare, piuttosto che una casetta che magari hai anche affittato, non puoi usufruire dell'agevolazione, ma deve essere prima casa. Però attenzione, nel caso in cui questa tua seconda casa si trova all'interno di un condominio, puoi usufruire anche tu di questo ecobonus 110. Quindi chi può usufruirne sono solo i privati e non chi fa esercizio di attività di impresa, professioni o arti, non possono usufruire di questa agevolazione. Ho spiegato il fatto della prima casa. Una cosa vantaggiosa è che nel caso in cui tu abbia già iniziato i lavori e quindi già stai facendo dei lavori, le spese che pagherai sempre dal 1 luglio 2020 al 31-12-2021 potrai usufruirne anche tu di questo ecobonus 110, logicamente se i lavori che stai facendo rientrano nei lavori che tu puoi scaricare al 110%. E quali sono questi lavori? Allora, la facciata sicuramente del condominio, purché quello che tu vai all'opera sia il 25% dell'intonaco del completo di tutto il fabbricato. Facciamo un esempio, ipotizziamo che una casa ha quattro facciate uguali. Se già fai una facciata più un altro pezzo, vuol dire che sei oltre al 25% e quindi puoi usufruire dell'ecobonus 110. Per quanto riguarda nel caso in cui fai, ad esempio, solo il cambio infissi, ahimè, non rientra nell'ecobonus 110%, ma
puoi comunque scaricare dal 50 al 65%. Attenzione però, attenzione, nel caso in cui tu fai la facciata esterna e fai anche gli infissi, ascolta bene, anche gli infissi porterai in detrazione sulla tua dichiarazione IRPEF per i prossimi 5 anni il 110% dell'ecobonus. Ma l'importo qual è? Per quanto riguarda l'importo, ad esempio, facciamo un esempio semplice, per la facciata ogni condomino ha diritto ad un massimo di 60.000 euro, quindi un palazzo di 10 appartamenti, ognuno può usufruire di 60.000 euro, quindi tutto il fabbricato potrà usufruire di una cifra massima di 60.000 euro. In più, poi, questa soglia di 60.000 euro si abbatte nel momento in cui andiamo a gestire altri tipi di opere, che possono essere quella della climatizzazione, in quanto ci sarà il tetto massimo dei 30.000 euro. Logicamente parliamo di impianti che già esistono e si portano ad una classe più alta, dove, esempio, un impianto di raffreddamento lo trasformiamo in impianto di riscaldamento e raffreddamento. Questo ci porta a poter ottenere un'agevolazione di un tetto massimo di 30.000 euro. Quindi ipotizziamo che un condominio vuole fare sia la facciata che impianti di climatizzazione, ogni condominio può usufruire di 90.000 euro, che è una bella cifra. Allora, per poter usufruire dell'ecobonus, logicamente questi lavori dovranno apportare una efficienza maggiore di due classi. Facciamo un esempio: se è classe F, se sono classe F gli appartamenti, si deve portare a classe D. Una cosa importante è che questi interventi invece sulla climatizzazione dobbiamo parlare di prodotti classe A. Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, ci sta una spesa massima invece di 48.000 euro per edificio, e deve essere, questo impianto deve essere fatto contestualmente a quelle altre opere che sono con agevolazioni, quindi devi fare attenzione di far coincidere bene i tempi. Per questo ti ho detto che 18 mesi sembrano tantissimi, però il 1° luglio tra poco arriva, e quindi se magari stai guardando questo video e già stiamo più avanti, avrai ancora meno tempo, e il tempo che ti fa fare un preventivo della ditta piuttosto che poi iniziare i lavori, devi stare ben attento a gestire bene la tempistica. Infatti una cosa importante è anche il discorso del pagamento, poi, perché devi fare un bonifico parlante dove ci sta appunto descritto sia chi percepisce il compenso che il committente. Onde evitare che qualcuno possa gonfiare il costo dei lavori, devi nominare, ci sarà un tecnico che si occuperà della pratica e te la dovrà gestire sotto una responsabilità penale, dove lui va anche a dichiarare che il costo, secondo quelli che possono essere i costi riferiti dall'Agenzia delle Entrate, è un costo congruo, perché magari qualcuno può dire che ha pagato X quando magari ha pagato X-1, e quindi può trovarsi ad aumentare questo costo. Proprio l'Agenzia delle Entrate, proprio per evitare questa cosa, bisogna avere un preventivo preciso, quindi anche il costo dei lavori deve essere un costo congruo rispetto ai lavori che poi si vanno a fare. Dal lato anche è buono, perché magari anche tu sai che quello là è un prezzo giusto per quello che sono i lavori. A chi può essere ceduto questo può essere anche ceduto questa detrazione, questo è il vantaggio buono, che lo puoi cedere sia all'impresa che fa i lavori, oppure a chi fornisce le apparecchiature, o addirittura alle banche, puoi dare il tuo credito di questo famoso 110%. Spero di averti dato giusto delle piccole informazioni. Concludo riportando questo ecobonus nel mio settore, che è quello là immobiliare, che questa cosa può aiutare sia chi vende che chi compra.
In che senso? Chi vende magari una casa da rimodernare può avere oggi più acquirenti disposti a comprare grazie a queste agevolazioni, anziché per l'acquirente comprare una casa che costa di meno e quindi poterla sistemare, aggiustare grazie a questi incentivi. Logicamente, dai lavori che abbiamo parlato, non è che devi rimodernare tutta la casa, però se ci sta già un impianto di climatizzazione, lo puoi sostituire e già è uno sconto di massimo 30.000 euro. Se magari trovi un appartamento che costa di meno in un palazzo che magari ha una facciata non tanto nuova, diciamo così, puoi usufruire dell'agevolazione dei 60.000 euro. In più, se devi fare gli infissi e magari si chiude il cerchio facendo anche la facciata al palazzo, puoi detrarre anche gli infissi. Quindi la cosa importante di questo super eco bonus 110, se vuoi usufruirne al 100%, sono i tempi. Quindi far coincidere bene i tempi, affidarsi ad una ditta che rispetta appunto la tempistica che è detta. Io spero di esserti stato d'aiuto e ti do appuntamento per qualche altro video. Ci vediamo in rete. Ciao da Arcangelo Iannicelli.